Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mi scuso ancora con voi, con i miei iscritti, se purtroppo non sono molto stato presente in questi giorni, ma per problemi non sono riuscito a caricare dei video e a fare proprio dei video materialmente. Ragazzi, di cosa andremo a parlare oggi? Della partita di questa sera e praticamente di Milan-Roma. Allora ragazzi, innanzitutto volevo dirvi, comunque, anche se non sono riuscito a portare contenuti sul canale, chi di voi mi segue su Instagram è rimasto aggiornato, perché lì sono riuscito ad aggiornare comunque tutti sul mio pensiero. Ho portato in diretta i spezzoni della partita, cosa che purtroppo non riuscirò a fare stasera. Comunque vi consiglio sempre di venirmi a seguire anche su Instagram, vi lascio in descrizione il nome da scrivere su Instagram per aggiungermi. Ragazzi, cosa dirvi? Se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale, se vi piace ovviamente. A voi che siete iscritti vi consiglio invece di venirmi a seguire anche su Instagram. Ragazzi, allora, la partita del Milan-Roma, il primo tempo il Milan era in campo. Il primo tempo il Milan era in campo, abbiamo fatto più tiri di loro. Nel secondo siamo spariti completamente. A parte gli errori fatti da Calabria e Conti, che praticamente hanno regalato due gol agli avversari, ma non è solo quello, è proprio qualcos'altro che mancava a questo Milan nel secondo tempo. Quel qualcosa che oggi ha definito benissimo Pioli in conferenza stampa, cioè l'essere squadra. Ragazzi, l'essere squadra. A noi ci è mancato tantissimo l'essere squadra. Non siamo ancora squadra, è vero, anche se i giocatori sono gli stessi da anni, a parte qualcuno, non siamo ancora squadra, perché non c'è quella voglia di gruppo, di andare a lottare tutti insieme per un unico obiettivo. Basta vedere anche gli... Ecco ragazzi, purtroppo è proprio questo. Noi basta andare a vedere gli errori commessi da Calabria e Conti, sono proprio qualcosa che si vede che non si collabora da gruppo. A parte il fatto che hanno fatto due errori clamorosi per essere nella squadra nella quale stanno giocando. Infatti vi ricordo che oggi non giocherà nessuno dei due, ma ci sarà Duarte al loro posto, anche se non è terzino, ma sicuramente farà meglio di loro, perché veramente stanno sbagliando praticamente tutto, ragazzi, tutto. Il punto è quello: se non si è squadra, cioè se non si gioca da squadra, da gruppo, non puoi andare a fare quello che vorresti fare te da allenatore. Perché? Perché tu imponi delle cose ai giocatori, dici di giocare da squadra, ma se poi non è una squadra fai molta fatica. Non so se riesco a spiegarmi, è molto difficile, anche perché, per esempio, prendete un Theo Hernandez, che ha già capito come funziona la situazione. Lui cosa fa? Viene a difendere, ti viene ad aiutare. Io posso capire che gli altri terzini, magari anche un Calabria, è molto più difensivo, quindi non viene fino a su. Però anche nell'impostazione della difesa, vengo giù, mi recupero la palla, scambio col centrocampista, mi vengo a prendere la sovrapposizione perché voglio aiutare il mio gruppo, la mia squadra, ad andare a fare il gol. Invece questo manca proprio. È come mi arriva la palla, me ne libero il prima possibile e io sono a posto. Quindi e io singolo ho fatto il mio, perché ho fatto il passaggio, mi è riuscito, non me la sono fatta rubare, ho fatto il mio. No, non è quello. Bisogna ragionare tutti da squadra, cioè prevedere già prima la giocata, pensando, ma se io la passo, faccio un esempio, a Biglia lì, c'ha l'uomo in mezzo, non può fare niente. Provo magari a dribblarmi un giocatore, la passo a che sì, che magari in quel momento un po' più avanti, per riuscire a far sì che vada a fare quella giocata per Piontek, per Leao, e andarlo a mettere in gol. È quello il gioco di squadra, proprio il gioco mentale di squadra, dove tutti pensano ad un unico obiettivo, il fare gol, dal portiere all'attaccante. Invece qui noi stiamo facendo molto il difensore pensa per sé, l'attaccante pensa per sé, il centrocampista pensa per sé, e così non vai da nessuna parte. Quindi ragazzi, purtroppo ancora quello che ci manca è l'essere squadra. L'allenatore buono penso che ce l'abbiamo, Pioli mi piace come allenatore, mi piace come persona. Lo vedo, c'è, devo dire che c'è. Quindi la cosa che ci manca è l'essere squadra. Adesso Pioli deve essere bravo a formare una squadra, a formare un gruppo. Per quello che riguarda gennaio, sono d'accordissimo con le voci che Suso potrebbe partire. Magari, poi adesso si parla già che Suso abbia detto di sì al Siviglia, e il Siviglia ci volesse dare Vasquez più un conguaglio.
Va bene anche Vasquez. Ragazzi, vedo molti, no, ma Vasquez non mi piace, ma Suso non sta facendo nulla. Quindi diamolo via. Meglio Vasquez. Cioè, meglio di Suso è meglio anche un giocatore del Poggi Bonsi. Figuriamoci se ci danno Vasquez, è meglio ancora. Quindi ragazzi, io questo scambio lo farei, ma lo farei molto, ma molto volentieri. Ma non cambierei solo lui. Io anche sono anche d'accordo con il fatto di Calabria, che lo vogliono mettere sul mercato. Per me è giusto, perché questi giocatori per me non giocano da squadra, anche perché non hanno grandi motivazioni. Non hanno la motivazione giusta. Basta vedere anche Suso. Suso ormai gioca solo per sé. Pensa solo a riaccentrarsi per provare quel tiro. Ma ormai, anche quando gli riesce il tiro, non ha più la forza. È più un passaggio verso il portiere che un tiro, perché quando tu non hai più la voglia, non hai più la grinta per lottare per una maglia, non hai più la forza per raggiungere alcuni scopi, forse è meglio, in quel caso, cambiare aria, chiunque esso sia quel giocatore, quindi anche uno che amiamo alla follia, ma se quel giocatore non ha più la voglia, la grinta di lottare per quella maglia, forse è meglio cambiare aria. Quindi ragazzi, non accanitevi molto, specialmente chi è attaccato ad alcuni di questi giocatori, se non vanno, non vanno, quindi piuttosto è meglio provare a cambiare con qualcos'altro per cercare di creare un gruppo che ci possa portare più in alto possibile, ormai visto che quest'anno siamo partiti veramente di merda. Ragazzi, questa sera riuscirò a vedere la partita, anche se sono a Mirabilandia, quindi chi mi segue che è della zona ci potremo comunque vedere a Mirabilandia, se vi va, se ci riconosceremo soprattutto in mezzo a tutta quella folla. Comunque ragazzi, cosa resta da dirvi? Un gran saluto. Questa sera purtroppo, vi ricordo, non riuscirò a postare tutto su Instagram, riuscirò io a vedere la partita, quindi vi porterò il commento domani. Però ecco, anche se sono lì, la guardo. Ragazzi, noi ci vediamo domani in un prossimo video da Ser Calcio. E come sempre è tutto, vi ricordo di lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale.